Volevo parlarvi del ministero di Evangelista. L'Evangelista il suo compito qual è? Il suo compito è quello di annunziare la buona novella, annunziare l'Evangelo. L'Evangelo a chi? L'Evangelo quindi a coloro, a, co a coloro che non conoscono il Signore, che eh, non sono salvati. Quindi si rivolge eh, al diciamo, suo ministerio, eh, la sua chiamata, perché il ministerio, eh, il ministerio è una chiamata diretta che fa il nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, mentre gli uffici di eh, diacono e di vescovo o anziano, come, che sono due sinonimi, vescovo e anziano, sono due sinonimi dello stesso ufficio, e poi ci sono i diaconi. Ecco, i diaconi e i vescovi possono anche essere eh, scelti eletti da, uh, da, dalla Chiesa. Quindi la Chiesa in mezzo ai suoi membri può scegliere i diaconi e gli anziani. Naturalmente non è che li può scegliere in base alla parentela o all'amicizia, cioè, eh, questi si scelgono in base a caratteristiche. Devono avere determinate caratteristiche, quindi ci sarà il pastore, magari o altri anziani, o qual... chi, chi governa che naturalmente dirà: Fratelli, ci sarà bisogno di eleggere ulteriori anziani, perché i compiti sono tanti, i credenti sono numerosi, oppure ci sono dei servizi da fare e bisogna scegliere dei diaconi diranno quali saranno le caratteristiche che devono avere e poi i credenti li scelgono. Poi come li scelgono, quello poi dopo si deciderà di volta in volta, però possono essere diciamo votati, scelti, decisi da, dalla, chiesa, eh, dalla Chiesa locale. Questo gli uffici, che sono due, diacono e vescovo. Mentre il Ministero, il Ministero non può essere acquistato con gli studi non può essere acquistato non può essere votato da, da altri fratelli non può neppure essere scelto da altri ministri cioè ministri non possono scegliere altri ministri perché? perché il ministerio la chiamata al ministerio viene fatta viene fatta dal, da, da Gesù Cristo cioè, mentre i doni spirituali i carismi dello Spirito, quelli vengono dati da, eh, dallo Spirito Santo come Egli vuole, i ministeri invece è il Signore nostro Gesù Cristo che sceglie, che sceglie a chi affidare il ministero. Quindi abbiamo l'esempio no, dei dodici apostoli, Gesù pregò sul monte, scelse i dodici. E scelse i suoi apostoli, i dodici, i dodici apostoli. Poi per quanto riguarda uh, uh, ancora il ministero, che è il Signore che dona i ministeri, andiamo a leggere in prima Corinzi, al capitolo 12, al capitolo 12 vi è scritto, uh, uh, al versetto 5. E vi è diversità di ministeri, ma non vè che un medesimo Signore. Cioè, tutti e cinque i ministeri, che poi andiamo a vedere quali sono, perché i ministeri sono solo cinque. Eh, questi ministeri che sono diversi l'uno dall'altro, non sono uguali, eh, sono tutti diversi l'uno dall'altro. E questi ministeri vengono, vengono, diciamo, i ministri vengono scelti dal Signore nostro Gesù Cristo. Ribadisco questo, lo voglio ripetere tante volte, perché così quando incontrerete qualcuno che dirà di essere ministro, dovrà dimostrare che è stato il Signore Gesù Cristo a sceglierlo come un tale ministro, come tale ministerio, che è stato chiamato a tale ministerio. Che i fratelli possono avere tante qualità eh, eh, diverse, però per quanto riguarda il ministerio e i doni spirituali, quelli vengono da Dio, cioè non, non se li possono inventare i credenti. Eh, ci sono tanti doni che i credenti ricevono dal Signore: eh, tanti, ma eh, i ministeri, quelli vengono dati dal Signore nostro Gesù Cristo. Quindi, se uno viene a voi e dice è apostolo oppure profeta oppure è evangelista ebbene deve essere deve dimostrare con la sua testimonianza prima di tutto con la testimonianza deve dimostrare che è stato scelto da Gesù e poi stiamo attenti anche ai segni perché ogni ministerio ha determinate caratteristiche se eh, vi faccio un esempio il dottore se uno dice che Dio mi ha costituito dottore ma non conosce le scritture, eh, allora è chiaro che c'è qualcosa che non va. Se dice di essere, un dottor, di essere dottore e poi non conosce la parola, eh, c'è qualcosa che non va, perché il dottore è tutta conoscenza di parola. E così altri ministeri hanno le loro caratteristiche specifiche di cui, che la scrittura ci presenta. Quindi se uno si presenta a noi dicendo che ha ah, un tal ministero, eh, io poi mi aspetto anche i segni di quel ministero, mi aspetto le caratteristiche di quel ministero e eh, prima di tutto mi aspetto, mi aspetto che mi racconta la sua testimonianza come il Signore lo ha chiamato al ministero. Quindi mettendo insieme tutte queste cose la parola e la testimonianza, riusciamo a individuare eh, quella persona, perché purtroppo dobbiamo provare gli spiriti, cioè non è che dobbiamo accettare tutto quello che, che, tutti quelli che vengono a noi e tutto quello che ci dicono, noi non dobbiamo accettare tutto, dobbiamo eh, mettere alla prova le persone. Attenzione, questo mettere alla prova i ministri non vuol dire maltrattarli, eh? vuol dire metterli alla prova, cioè tenerli in prova fino a quando non siamo sicuri, anche pregando Dio dicendo Signore, io desidero che tu mi dica se questo è una persona mandata da te oppure eh, se è, è inventato lui, cioè è venuto da se stesso oppure l'ha mandata addirittura addirittura è stato mandato dal maligno per portare distruzione nella Chiesa. Quindi dobbiamo mettere alla prova, eh, alla prova coloro che dicono di essere dei servitori di Dio. A tal proposito, sulla prova, leggiamo. In Apocalisse Gesù parlò, eh, il passo che leggiamo lo leggiamo in Apocalisse 2. Gesù diede una rivelazione a Giovanni, il libro di Apocalisse. No? Tra le cose che sono scritte in Apocalisse, che Gesù disse a Giovanni di scrivere, vi sono anche sette lettere a sette chiese diverse, indirizzate all'angelo di quella chiesa, al messaggero di quella chiesa, che, eh, diciamo, erano i pastori, quindi erano i ministri di quella, di quella chiesa. Oltre a questo, vediamo cosa, cosa eh, è stato scritto a, alla chiesa di Efeso. Alla chiesa di Efeso, eh, eh, Gesù dice a Giovanni di scrivere queste parole. Capitolo 2 di Apocalisse al versetto, dal versetto 2. Io conosco le tue opere e la tua fatica e la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova... <coughs> quelli che si chiamano apostoli e non lo sono. E li hai trovati mendaci. Vedete, Gesù in questa maniera loda quelli di Efeso, quel pastore di Efeso, perché? Perché si erano presentate delle persone che dicevano di essere apostoli. E qui dice... Eh, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono e li hai trovati mendaci bugiardi, no? Vuol dire mendaci vuol dire bugiardo quindi il, il Dio vuole, il Signore vuole che si mettano alla prova le persone e infatti vi dico questo, quando uno è da Dio non, non gli dà fastidio essere messo alla prova perché perché lo sa che è una cosa che si deve fare, è stato mandato da Dio, costituito da Dio, quindi non ha nessun tipo di problema, sarà confermato, perché se Dio ti manda ti confermerà anche con le persone, non è che ti manda e ti lascia da solo, ti manda e ti conferma, quindi chi veramente è costituito da Dio non, non ha problemi di essere messo alla prova. Mentre quando voi investigate, eh, fate domande oppure tenete eh, sotto controllo qualcuno che è bugiardo, i falsi ministri eh, o falsi fratelli addirittura, questi hanno fastidio, cominciano a tirare fuori tante scuse, ma che fai, non ti fidi? Insomma, non vogliono essere messi alla prova perché temono di essere smascherati, invece... Invece noi che, eh, noi che conosciamo la scrittura, la scrittura ci dice che eh, Gesù loda quelli che mettono alla prova eh, le persone e, e le e scoprono per smascherare quelli che non sono da Dio, per scoprirli. Questo vuol dire eh, camminare in maniera avveduta, condursi nella maniera intelligente, avveduta, essere prudenti. Non è che il primo che viene, io sono apostolo. Ah, va bene, è eh, tutto a posto. E eh, 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 gli si mette a disposizione tutto. Perché purtroppo voi sapete che oggi oggi, come anche all'epoca di Paolo, c'erano tanti che si fanno, oggi ci sono quelli che si fanno chiamare apostoli, ma non lo sono. Ma proprio non sono neanche un'unghia di apostolo! Niente. Si fanno chiamare apostoli, ma non lo sono. Quindi. Quindi per capire, che, eh, quelli, per capire comprendere quando uno è un vero apostolo, oppure un vero evangelista, un vero, un vero ministro, bisogna conoscere le caratteristiche di quel ministerio, le caratteristiche di quell'ufficio, eh, di quell'incarico quell che uno ha, ha ricevuto da Dio. E oggi appunto <coughs> voglio parlarvi. Di alcune caratteristiche che, che ci presenta la scrittura sul ministero di evangelista. Questo che molti si fanno chiamare evangelisti, no? anche oggi, non solo ci sono falsi apostoli, ma ci sono anche molti falsi evangelisti. Ora, la scrittura la scrittura ci eh, per quanto riguarda eh, l'evangelista ci dice queste cose oggi ah, diciamo, esaminiamo alcune cose che ci dice su, sul ministerio di evangelista cominciamo da quello che è scritto in Efesini perché questo passo è importante perché in questo passo viene, vengono elencati i ministeri e viene fatto in questa maniera perché non solo vengono elencati i ministeri, ma ne viene, ne viene anche eh, indicato, eh, vengono indicate le motivazioni per cui vengono costituiti i ministri. Ora leggiamo da Efesini, capitolo 4, dal versetto 11, <coughs> sta parlando di Gesù eh? ed è lui che ha dato gli uni come apostoli. Gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per la edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Affinché non siamo più dei bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti sedutrici dell'errore. <coughs> ma che seguitando verità in carità noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo cioè Cristo quindi qui ci dice che il Signore Gesù Cristo dopo che è salito in cielo e dopo che, è, è, che è stato assunto in cielo distribuisce i doni i doni spirituali questi cinque doni spirituali che sono e li mette in ordine di importanza e di autorità qui vengono messi in ordine di importanza e di autorità quindi prima di tutto c'è l'autorità dell'apostolo perché l'apostolo ha una autorità maggiore una maggiore potenza una maggiore autorità Maggiori doni spirituali a disposizione per il ministerio che deve portare avanti. Quindi c'è l'Apostolo, poi c'è eh, il, il, eh, ehm, i profeti, poi ci sono gli Evangelisti, i pastori e i dottori. Quindi l'Evangelista è un ministero insieme agli altri quattro. Qual è la caratteristica dell'Evangelista? L'Evangelista va di villaggio in villaggio per annunziare l'Evangelo. A chi si rivolge l'Evangelista? L'Evangelista con il suo ministero si rivolge in modo particolare, anzi, soprattutto ai coloro che non conoscono il Dio. Perché il suo compito, qual è? È quello di annunziare la buona novella. L'Evangelo di Cristo affinché coloro che ascoltano si convertano e credano e siano salvati. Questo è il compito del, dell'Evangelista. Naturalmente, essendo chiamato da Dio, l'Evangelista ha anche in sé: eh, riceve, riceve anche dei doni spirituali che dopo vedremo, eh, vedremo alcuni passi in cui questi doni. Operano quindi l'evangelista non solo, non solo eh, diciamo, riceve direttamente il ministero da Gesù, ma pure eh, riceve anche dei doni spirituali per poter portare avanti con autorità, con la potenza dello Spirito Santo, il proprio ministero. Quindi l'evangelista va di città in città, di villaggio in villaggio, eh, da una parte all'altra per annunziare. L'Evangelo. Quindi c'è un certo movimento, un movimento che dopo lo confrontiamo, anche, parliamo anche delle differenze che ci sono con l'Apostolo, perché questi due potrebbero far scaturire diciamo, eh, de, de, degli errori, perché uno eh, non riesce a capire bene la differenza tra l'uno e l'altro, perché anche l'Apostolo. Eh, annunzia l'Evangelo, però ehm, cambia, la cosa cambia perché l'Apostolo eh, non si muove all'interno di, di una stessa nazione eh, come l'Evangelista, no? l'Evangelista magari ha una base in una comunità e va nei paesi vicini, nelle città, in base a come il Signore lo guida, va ad evangelizzare affinché le anime si convertano. Mentre l'Apostolo va in quei luoghi dove non c'è nessuna comunità, va proprio fuori da un, dalla nazione, è mandato proprio lontano, è, è mandato proprio a un popolo, a un particolare tipo di popolo, e si rivolge a un determinato tipo di popolo. E l'Apostolo, quindi, diciamo, è un po' più, eh, eh, è un po più complicato. Come, come ministero e quindi ha bisogno di maggiore autorità, di, di, una potenza, di una potenza maggiore dello Spirito Santo. Infatti, vedremo questa differenza tra leggendo i passi della scrittura, eh, vedremo questa differenza che c'è di autorità tra l'Evangelista e, eh, e l'Apostolo. Ora, per quanto riguarda l'Evangelista, il ministero di Evangelista il Signore, attraverso la Sua parola, ci, fa, ci, dà, ci ha dato un esempio, che è l'esempio di Filippo l'Evangelista. Infatti, in Atti degli Apostoli, al capitolo 21, di Filippo si ah. dice, è part... 21, versetto 8, <coughs> «E eh, partiti l'indomani giungemmo a Cesarea». Ed entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei sette dimorammo con lui. Filippo diventò evangelista. Attenzione: quando, quando furono chiamati i sette, vi ricordate, per servire alle mense, i sette tra cui anche Stefano che poi morì martire, c'era anche Filippo. Che dopo fu chiamato al ministero di Evangelista. Però, quando fu chiamato tra i sette a servire alle mense, in quell'occasione lì eh, no, no, non era una chiamata al ministerio quello, ma era una chiamata. Eh, era è stata una, una scelta per eh, servire alle mense, quindi era più un servizio che dovevano compiere i diaconi. Va bene. Quindi era, era stato scelto come diacono. Successivamente, essendo stato scelto diacono, comunque avendo determinate caratteristiche, dopo lo ritroviamo nella scrittura come evangelista. Quindi non è rimasto sempre diacono. E quella chiamata lì non, la, non, non, non era una chiamata a, a, al ministerio, ma era una chiamata a, al diaconato. Infatti, al capitolo 6 di Atti. Leggiamo dai primi versetti. Or, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana e i dodici, raunata la moltitudine dei discepoli, dissero, non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perciò, Fratelli, cercate di trovare fra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera. Ma quant'è a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministerio della parola. E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Filippo, Procoro, Nicannone, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia, e li presentarono agli apostoli, i quali dopo aver pregato imposero loro le mani. Quindi vedete qui questi sette, tra cui c'era Filippo, eh, da notare che Pietro disse di scegliere che era la Chiesa che doveva scegliere queste sette persone. Per servire alle mense. Quindi era un incarico, vedete, del, eh, un, un incarico di diaconato, di servizio nella Chiesa, di un servizio, di un servizio materiale. Ma naturalmente, quando uno eh, viene scelto come eh, diacono dalla Chiesa e poi dopo il Signore lo chiama a un ministerio, qualsiasi ministerio, è chiaro che non può più. Oppure può anche continuare a farlo. Se riesce nel tempo e se il ministerio gli permette di farlo, può ancora farlo. Cioè, se questo fosse stato chiamato pastore di quella comunità, no? oppure <coughs> e serviva le mense in quella comunità, poteva sia, sia servire che, che fare il ministero. Però, come dice Pietro il ministero ti prende già totalmente, devi dedicarti. A, 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 alla, alle cose del ministero e alla preghiera. Quindi è buono che magari ecco, il diaconato si faccia fare ad altri fratelli che la Chiesa si sceglie: la Chiesa si sceglie mentre il ministro lo sceglie il Signore Gesù Cristo. Quindi, quindi di Filippo la scrittura parla che all'inizio fu scelto come diacono. E poi la scrittura ne parla come evangelista. <ride> Quindi ricevete dal Signore nostro Gesù Cristo il ministero di evangelista. Adesso andiamo a leggere alcune cose che riguardano Filippo, perché noi studiando Filippo, che era evangelista, eh, riusciamo a capire quali sono le caratteristiche che deve avere e i doni che ha l'evangelista perché perché le cose sono scritte per nostro ammaestramento quindi se queste cose sono scritte eh, ci insegnano ci danno una conoscenza che eh, che altrimenti non avremmo avuto se non si parlasse di Filippo noi non avremmo determinate conoscenze sul ministerio siccome il signore ha voluto parlare anche di Filippo di quello che ha fatto con quel ministerio noi dobbiamo apprendere tutto ciò che riguarda tutto quello che ha fatto Filippo e diciamo eh, tenerlo da conto per il ministero di evangelista. Successe che dopo, eh, dopo la morte di Stefano, che era tra i sette, eh, tutti i credenti furono dispersi da Gerusalemme. E tra cui c'era anche, anche Filippo, che si allontanò da Gerusalemme e si trovò in Samaria. E di lui è detto, eh, capitolo 8 di Atti, eh, dal versetto 4: Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo, annunziando la parola. E Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da, da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti. E vi fu grande allegrezza in quella città. Quindi in questi versetti si capisce che è chiaro che quello che faceva Filippo riguardava il ministero di evangelista, quindi nel frattempo era stato scelto prima tra i sette, poi è passato non si sa quanto tempo perché la scrittura non ce lo dice e dopo, dopo eh, lo vediamo all'opera col ministero di evangelista. Quali sono le caratteristiche? Innanzitutto arrivò a Samaria e cosa fece? Predicava il Cristo e le folle gli prestavano attenzione. Eh, teniamo da conto questo, oggi abbiamo visto, in questi giorni, no, in questi tempi, abbiamo visto delle persone che evangelizzano per strada. In effetti, noi, io, non è che sono contrario. Le persone vanno a evangelizzare. Ci mancherebbe, annunziano l'Evangelo. Sono contrario sempre a fare tutto attraverso i video, cioè per farsi fare un video perché allora uno pensa, è portato a pensare. Allora lo fai per farti vedere, per farti accettare dalla Chiesa. Non lo fai per il desiderio di vedere delle anime convertite. Perché se uno va a evangelizzare, va a evangelizzare, non va a farsi fare video. Capite, se te li fanno mentre fai il tuo servizio che tu non hai preparato il video oh, gli altri te lo fanno e tu non è che puoi evitare di fartelo fare però se se, se vai tu preparato con tanto di telecamera capite quello eh, lo, fai lo stai facendo solamente per farti vedere dalla chiesa non per amore delle anime perdute come dicono quindi questo ministerio presuppone un, un grande amore verso, verso le anime perdute che devono essere raccolte, cioè devono essere raccolte quelle pecore che eh, sono scritte nel libro della vita e che ancora non sono, non, non sono state salvate. Perché non tutti si convertono, no? Non tutti si convertono. E allora eh, Di Filippo dice che predicò il Cristo, quindi predicava l'Evangelo. E, e le folle qui dice che le folle, quindi molta gente, molta gente prestava attenzione a quello che predicava Filippo. E la prima domanda qui è, ma oggi se tu predichi l'Evangelo la gente assolutamente non presta attenzione. La, maggior, la folla, soprattutto la folla in, nell'insieme, non presta attenzione. Si può soffermare qualche singolo, va bene. Però guardate la differenza che c'era, la differenza che c'era tra eh, l'evangelizzazione di quelli che vediamo nei video e invece l'evangelizzazione di eh, Filippo. Dice... Dice che eh, la folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Quindi, cosa aveva fatto Filippo? Filippo cacciava i demoni e guariva le infermità. Questi segni che si manifestavano nel, in Filippo, attraverso Filippo che Dio faceva attraverso le mani di Filippo, attraverso la preghiera di Filippo, guarigioni e cacciava i demoni, rendeva attenta le folle, perché se le folle vedevano questi segni e prodigi, erano sicuramente, sono state certamente attratte e si misero, eh, si concentrarono ad ascoltare le cose che, che diceva Filippo eh, credendogli. Perché, lui, eh, perché il Signore con i segni e con i prodigi creava una particolare attenzione in coloro che ascoltavano. No? Infatti, vi ricordate la donna samaritana? Quando Gesù parlava con quella donna? Eh, a un certo punto gli dice delle cose nascoste, no? delle cose che solo un profeta poteva conoscere, che un profeta che riceveva rivelazioni da Dio. E quella donna rimase un po', diciamo, uh, sconcertata, cioè cominciò a capire che Gesù era qualcosa di più che un semplice ebreo come l'aveva presa all'inizio. E allora, e credette alle parole di Gesù, però vedete, a volte ci vogliono i segni, infatti in un punto Gesù dice, se voi non vedete segni e miracoli, voi non, credere, non, crede, non, non crederete. E in alcuni, alcuni è proprio così. Alcuni per credere hanno bisogno. Dei, non tutti, eh. io ad esempio, il Signore mi ha salvato a me senza vedere segni, prodigi e miracoli, quindi il Signore mi ha salvato. Però ce ne sono altri che si convertono, si convertono perché hanno visto dei segni, dei prodigi e dei miracoli. In questo caso, in questo caso di, eh, di, eh, di, di, di Filippo. Lui annunziava, predicava il Cristo per la salvezza delle anime, ma la, le folle erano uh, diventate attente perché videro che compiva segni, prodigi e miracoli. Quelli, quei prodigi e quei miracoli non salvano, eh, i prodigi e i miracoli non salvano le anime, quello che salva è la predicazione dell'Evangelo. I segni e il prodigio... E praticamente come è scritto andiamo a leggere in ebrei. Cosa sono i segni, i prodigi e miracoli? Se noi lo andiamo a leggere in ebrei, ai primi capitoli. Allora, in ebrei capitolo 2. Eh. Allora, dal versetto 2, 2 2 in ebrei. Perché, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? La quale, sta parlando della salvezza adesso, eh? la quale, dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita. Mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Quindi, da questi passaggi parlando della salvezza, vedete, la, la salvezza ci è stata annunziata prima di tutto da Gesù. Poi è stata annunziata dagli apostoli e poi anche dagli evangelisti. Cosa ha fatto il Signore? Il Signore ha aggiunto, il Dio aggiungeva, aggiunge quindi la sua testimonianza alle parole che dicono i ministri che Dio manda a predicare l'Evangelo. Aggiunge la sua testimonianza. E qual è la sua testimonianza? E questa dice con dei segni e dei prodigi, opere potenti, svariate, tra cui ci sono appunto quelle di cacciare i demoni e guarire le infermità. Perché se tu conosci che quella persona era veramente malato, quel viene uno annuncia l'Evangelo e lo guarisce, capite bene che il messaggio di quella persona. Eh, uno eh, di, di, diventa importante. Le persone stanno attente di più attente quando quando ci sono segni e prodigi e miracoli perché perché Dio conferma aggiunge ecco il motivo è che Dio con i segni e prodigi aggiunge la sua testimonianza al messaggio che sta portando un suo ministro e Dio aggiunge la sua testimonianza quindi, quindi è importantissimo questo cioè, se i demoni vengono cacciati e le guarigioni avvengono, è chiaro che è Dio che sta operando, non è un altro. Quello sta parlando da parte di Dio, dell'Iddio che ha fatto i cieli e la terra. Quindi questi segni sono, erano importanti. E quei segni cosa fecero? <coughs> e fecero in modo che i Samaritani che ascoltavano l'Evangelo rimasero attenti. Eh, ci credo, non rimarremo noi attenti se viene un fratello, anche se siamo già credenti, no? Viene un fratello, dice ho un messaggio per voi, poi vediamo un malato, quello lo guarisce, un malato che noi conosciamo malato e lo vediamo proprio guarito, oppure dei demoni cacciati o altri segni e prodigi, è, è chiaro che allora ci mettiamo, eh, siamo molto attenti, vabbè sappiamo che ci sono anche dei segni e prodigi bugiardi, però adesso prendiamo... Ci sono anche quelli veri, eh? non è che adesso sono tutti i segni prodigi bugiardi, sono anche quelli veri. Questi stiamo considerando oggi quelli veri. Quindi, se avvengono questi segni, noi saremo i primi ad essere attenti a, 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 alle parole che quell'uomo dovrà dire. Perché? Perché abbiamo visto che Dio ha aggiunto la sua testimonianza attraverso i segni prodigi a quello che lui deve dire. Quindi saremo molto attenti. Ma questo succede, questa attenzione comunque, succede anche per quelli del mondo. Perché quelli del mondo, se tu gli porti un messaggio e, 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 e accompagni quel messaggio con dei segni, dei prodigi, quelle persone staranno molto attente a, a quello che tu gli, gli dovrai dire. Molto, molto attenti. Perché così Dio ha stabilito. Per quanto riguarda l'evangelista, quindi vedete non viene mandato solo ad evangelizzare, a predicare Cristo, la salvezza in Cristo Gesù, ma viene accompagnato dalla testimonianza di Dio che è fatta attraverso segni e prodigi, quindi per rendere attenti coloro che ascoltano. E continuando ancora a leggere quello che è scritto in Atti 8, dal versetto 9. Dice, orve era un certo uomo chiamato Simone che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo, costui è la potenza di Dio, che si chiama la grande. E gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne e Simone credette anch'egli. Ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo. E vedendo, vedete? Questo è importante, vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatti, stupiva. c'era cioè, questo uomo, no, Simone, eh, Simone eh, Simone Mago, che eh, praticamente lui con le arti magiche faceva dei segni e, e lo consideravano qualcosa, come un uomo che era qualcosa, i samaritani. Ma poi venne Filippo che faceva quelle guarigioni, quelle opere potenti. Queste opere potenti, guarigioni, cacciava i demoni, ecco che eh, praticamente credettero a Filippo. Ma qui c'è scritto che credettero, vedete, la scrittura dice che credettero eh, la, al, al, a Filippo che annunziava loro la buona novella. Vedete? Quindi Filippo era l'evangelista, cosa annunziava Filippo? Filippo annunziava la buona novella che era relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, vedete. Dopo che credettero, la scrittura ci dice anche che Filippo li battezzò in acqua. Furono battezzati. Quindi una delle cose che faceva l'Evangelista è che, fa, che deve fare l'Evangelista, che ha fatto Filippo come Evangelista, e quindi devono fare gli evangelisti è anche quello di battezzare in acqua, cioè, annuncia l'evangelo, le persone si convertono e poi li battezza in acqua, non è che passano i mesi, deve fare i corsi, basta un po', magari gli si spiega cos'è il battesimo, perché se devono fare una cosa bisogna che gli venga spiegato, no? Quindi gli si spiega cos'è il battesimo in acqua e dopo possono, sono già, hanno creduto, sì! Eh, hanno capito cos'è il battesimo? Sì, e allora possono essere battezzati. Qual è il problema? Da subito. Una cosa che, una cosa che eh, non è stata fatta, va bene, parliamo magari dopo della differenza con gli apostoli, torniamo su questo punto, torneremo dopo. Un'altra persona a cui Filippo ha annunziato l'Evangelo, di cui la scrittura parla, e subito dopo ai Samaritani che Filippo ha annunziato l'Evangelo all'Eunuco. Andiamo avanti, sempre al capitolo 8 di Atti, e andiamo al versetto 26. E leggiamo dalla parola. Or un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo. Levati e vattene dalla parte di mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta ed egli levatosi andò. Ed ecco un etiopo, un eunuco ministro di Candace, re regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia e lo spirito disse a Filippo accostati e raggiungi con questo carro Filippo accorse e ludì che leggeva il profeta Isaia e disse intendi tu le cose che leggi? ed egli rispose e come potrei intenderle se alcuno non mi guida? e pregò Filippo che montasse e sedesse con lui or il passo della scrittura che gli leggeva era questo. Egli è stato, naturalmente il passo parlava di Gesù, no? Andiamo avanti al versetto 34. E l'Eunucco, rivolto a Filippo, gli disse «Di chi ti prego?» dice questo il profeta. «Di se stesso oppure di un altro?» E Filippo prese a parlare e cominciando da questo passo della scrittura gli annunziò Gesù. Vedete? E cammin facendo, giunsero a una certa acqua. Leonuco disse: Ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato. E Filippo disse: Se tu credi con tutto il cuore, è possibile. Leonuco rispose: Io credo che Gesù Cristo è il figliolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua Filippo e Leonuco e Filippo lo battezzò e quando furono saliti fuori dell'acqua lo spirito del Signore rapì Filippo e Leonuco continuando il suo cammino tutto allegro non lo vide più poi Filippo si ritrovò in Azot cioè in un'altra città e passando evangelizzò tutte le città finché venne a Cesarea. Cosa accadde qui con l'eunuco? Dal punto di vista dell'eunuco, ad esempio, qui Filippo non ha compiuto nessun prodigio, cioè eh, l'eunuco non ha visto i prodigi, ma la scrittura, vedete come ne, ne ha parlato, allora un angelo apparve a Filippo e gli disse di andare in quella strada che avrebbe dovuto evangelizzare. <coughs> poi potentemente lo Spirito Santo rapì Filippo e lo portò in un'altra città vedete come Dio muoveva l'Evangelista in questo caso dal punto di vista dal punto di vista del, eh, del ehm, dal punto di vista dell'Eunuco lui sicuramente non si è neanche accorto di tutto quello che eh, di tutto quello che eh, potentemente Dio ha operato con Filippo non, non, a meno che non, gliela, non gliene ha parlato Filippo però lui non vide la scrittura non ce lo dice ma noi la scrittura ce lo, ci parla a noi però la scrittura ci parla a noi e ci dice guardate che Filippo l'Evangelista aveva il ministero, aveva in quel caso il dio operò così in questa maniera con lui. Cioè gli disse direttamente di andare a, a di andare. A, 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 in quella via deserta perché doveva passare da lì l'eunuco che il Signore aveva deciso di salvare. E poi dopo uh, vedete stava già leggendo quindi, quindi l'attenzione dell'eunuco era già alta, era già predisposto, in questo caso non servivano segni, prodigi e miracoli, perché era già predisposto l'eurico ad ascoltare, allora eh, è dovuto solo intervenire, prendere il in contatto con quella persona, capisci tu, infatti Filippo gli dice per prendere contatto, eh, infatti prima lo Spirito gli disse, eh, gli disse a Filippo, accostati e raggiungi codesto carro. Quindi lo Spirito Santo, vedete come guidava Filippo in maniera soprannaturale? Però l'eunuco eh, sicuramente non si accorgeva di nulla. Allora Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse, intendi tu le cose eh, che leggi? Cioè, intervenne in base a quello che stava facendo l'eunuco. E da lì prese spunto l'Eunuco, eh, comprese perché Dio gli aprì la mente per intendere le cose che gli spiegava, come fece anche con Lidia, vi ricordate di Lidia? Quando l'Apostolo Paolo parlava a Lidia c'è scritto che Dio gli aprì la mente per intendere le cose che diceva Paolo, per renderla attenta alle cose che diceva Paolo. E così avrà fatto sicuramente, anche se non c'è scritto chiaramente, però lo possiamo tranquillamente capire che è avvenuto in questa maniera. Il Dio eh, fece comprendere i discorsi che faceva eh, Filippo a tal punto che, e eh, guardate che fece anche eh, diversi discorsi, perché capì anche il discorso del battesimo in acqua l'eunuco e voleva, avendo creduto, aveva già capito che doveva essere battezzato in acqua e lo ha chiesto con forza. Filippo gli ha detto, puoi farlo solo se tu hai creduto praticamente. E lui ha detto, io credo che Gesù è il Cristo, è il figliolo di Dio, no? Esattamente ha detto, eh, se tu, Filippo dice, se tu credi con tutto il cuore è possibile essere battezzati. E l'eunuco rispose, io credo che Gesù, che Gesù Cristo è il figliolo di Dio, vedete, aveva creduto. E quindi Filippo ha, ha riconosciuto che aveva creduto e subito lo ha battezzato in acqua. Aveva creduto. Diciamo che qui direttamente nei confronti dell'eunuco Filippo non ha compiuto grandi segni, prodigi e miracoli, non ce n'era bisogno perché era già disposto ad ascoltare l'eunuco, ma a noi invece ci fa vedere attraverso la scrittura il Signore, ci fa vedere eh, quello che Dio ha compiuto potentemente con l'evangelista le, Filippo. Gli mandò un angelo, lo Spirito Santo gli parlò, gli disse, accostati a questo carro. Poi a un certo punto finita la sua missione lì in quel posto, dopo che e che l'eunuco fu salvato e dopo che fu battezzato anche in acqua, praticamente cosa è successo? È successo che lo Spirito Santo lo rapì, lo prese e lo portò in un'altra città, aveva altre cose da fare. Questo ce lo dice a noi perché il Signore con gli evangelisti agisce in questa maniera, con i suoi ministri in genere ma anche con l'evangelista, quindi noi veniamo a conoscenza di come Dio opera con il ministro, con il ministero di evangelista, opera in questa maniera. Una cosa, adesso torniamo un po' indietro, che dobbiamo dire è, abbiamo visto quindi alcune cose che riguardano l'evangelista, ma l'evangelista è simile uguale o diverso dal, dal, da, dal ministero di apostolo? È diverso perché come abbiamo detto l'evangelista diciamo, opera più che altro in, nel, nell in, in, un de, in una determinata zona dove lui abita, dove lui ha stanza ferma, dove frequenta una comunità, eh, opera come, come vuole il Signore, eh? non, non poniamo limiti adesso però. Più fermo su una nazione a evangelizzare, no ad annunziare l'Evangelo. Mentre l'Apostolo viene proprio mandato a popoli che sono diversi. E ad esempio, l'Apostolo Paolo fu mandato ai Gentili. I Gentili dove erano? In Israele erano i Gentili, i Gentili essenzialmente erano fuori da Israele. E quindi l'Apostolo Paolo è dovuto andare fuori da Israele ad annunziare l'Evangelo, a creare nuove comunità. E questo era il compito dell'Apostolo, crearle, organizzarle, mettere un po' di ordine e poi partire. Cioè, in certi posti, quando quando, eh, quando... Cioè, mentre l'Evangelista, per dire, annunzia l'Evangelo, si convertono, poi vengono indirizzate le anime verso, verso magari un pastore, verso, verso determinate comunità che magari sono già esistenti sul posto o vicine. Mentre l'Apostolo, essendo in altre nazioni, non è che può evangelizzare e poi se ne va. Evangelizza, si creano le comunità, i gruppi di credenti e poi li deve anche ammaestrare, dare un minimo di, di conoscenza. Quindi, quindi l'Apostolo eh, ha anche questa caratteristica. Infatti per questo motivo anche... L'Apostolo Paolo non solo era Apostolo, ma era anche dottore dei gentili, quindi per quanto riguarda l'insegnamento, eh, Paolo era dottore, quindi passava dall'evangelizzazione, da, dal, dal eh, mettere in atto il suo ministero di Apostolo, poi passava col tempo a praticare eh, tutti i suoi doveri del ministero di dottore, quindi dava tutti gli insegnamenti perché in, in un punto ad Efeso, agli anziani di Efeso dice non mi sono tratto indietro di annunziarvi tutto il consiglio di Dio, quindi immaginatevi voi è vero che girava però quando stava del tempo in certe comunità eh, dopo che lui stesso aveva fondato certe comunità e le aveva organizzate o aveva dato incarico ai, ai suoi collaboratori di organizzarle gli, gli, gli a queste, queste comunità non, non restava di annunziare tutto il consiglio di Dio. Quindi immaginatevi voi dall'inizio alla fine: Paolo passava il suo tempo ad annunziare tutte le cose che c'erano nella parola e che noi oggi pure studiamo, eh, annunziamo eh, e riceviamo. Quindi l'Apostolo è diverso dall'Evangelista. Una delle differenze che voglio farvi notare è una differenza anche di potenza dello Spirito Santo, di autorità e di potenza dello Spirito Santo. Sono diversi l'Evangelista con l'Apostolo. Ora torniamo al capitolo 8, versetto 14 di Atti degli Apostoli, dove vediamo, ehm, vediamo l'intervento successivo al, all'Evangelista Filippo un intervento su quei credenti samaritani che era degli apostoli, successivo, che completava una certa opera che era iniziata in quelle persone. Quindi vedete come l'Evangelista alla fine aveva anche bisogno degli apostoli, cioè aveva bisogno di altri, altri ministri, perché tutti insieme, i ministeri tutti insieme operano in maniera che... Eh, tutta la Chiesa cresca nella maniera corretta, capite? Dove non arriva un ministero ci arriva l'altro e quindi tutti, vengono, eh, tutti crescono, come abbiamo letto in Efesini, per, per l'edificazione, no? per arrivare all'unità della fede, per crescere. I ministri servono per eh, far crescere la Chiesa. Cosa era successo qui? Filippo l'evangelista aveva evangelizzato e si erano convertiti. Però mancavano ancora delle cose. Cosa è successo? Gerusalemme, la chiesa di Gerusalemme sentì che Udi venne a sapere che la Samaria ricevette l'Evangelo. E quindi cosa è successo? Adesso leggiamo quello che è successo. 8.14. Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Quindi cosa avvenne? Avenne che la Chiesa aveva udito che la Samaria aveva ricevuto, aveva ricevuto l'Evangelo e mandarono gli Apostoli. Gli Apostoli cosa fecero? Imposero le mani e fecero ricevere il battesimo con lo Spirito Santo a quei credenti perché il battesimo con lo Spirito Santo a quell'epoca era considerato una cosa normale infatti anche l'Apostolo Paolo essendo Apostolo infatti cosa ha fatto? quando trovò quei discepoli eh, discepoli di Efeso eh, li incontrò gli chiese se avevano ricevuto lo Spirito Santo no? gli chiese se eh, <coughs> E loro risposero: Non abbiamo neanche udito parlare che vi sia uno, lo Spirito Santo. Quindi non avevano ricevuto il battesimo con lo Spirito. E, eh, e poi impose loro le mani e ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo. Cosa ci fa capire questo? Che all'epoca era una cosa. Una cosa e subito seguiva la conversione seguiva l'imposizione delle mani per ricevere il battesimo con lo spirito santo però lo facevano questi lo facevano gli apostoli che avevano questa autorità di eh, far ricevere avevano ricevuto da dio l'autorità di far ricevere lo spirito santo ai discepoli eh, non lo fece filippo filippo questo non lo fece e non lo fece non perché lui non lo voleva fare, è perché se una cosa è necessaria, perché Filippo non sapeva se sarebbero venuti gli apostoli da Gerusalemme. Però eh, una, cosa, una cosa che possiamo dire è che Filippo non lo fece perché non aveva l'autorità, non aveva l'autorità per poterlo fare. Quindi il suo limite nel ministerio, Qui si fermava, cioè, um, il, aveva un limite, un limite che invece non avevano gli apostoli, non devono avere gli apostoli ancora oggi. Quindi l'Evangelista ha determinati doni da Dio, doni spirituali, il dono di guarigione, l'autorità di cacciare i demoni, un'autorità potente, però, però eh, non aveva, Filippo non, ha, non aveva... L'autorità la, di imporre le mani e di far ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, cosa che invece avevano gli Apostoli. Quindi, vedete, questa è già una, eh, una differenza. E questo fa in modo comunque che, eh, che i, i ministri siano dipendenti non, non proprio dipendenti, ma che si, si abbiano bisogno. Ecco, la parola giusta è questa che tutti nella Chiesa hanno bisogno gli uni degli altri. Quindi anche Filippo aveva bisogno ancora degli apostoli. Gli apostoli hanno completato un'opera che era iniziata con Filippo e loro l'avevano eh, eh, completata, erano, erano andati, avevano imposto, <coughs> avevano imposto le mani e i samaritani avevano ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo e questo era questo è diciamo eh, quello che volevo dirvi a riguardo al riguardo del eh, del di eh, del ministero di evangelista perché eh, purtroppo, purtroppo ci c'è molta, è molta eh, confusione a riguardo anche di questo ministero. E io in breve io vi ho voluto eh, citare, eh, citare eh, i passaggi biblici di cui parla eh, dell'Evangelista, di quello che ha fatto Filippo l'Evangelista. La scrittura ce lo presenta e quindi noi abbiamo dovuto... Abbiamo, eh, siamo, eh, è nostro dovere prenderne nota e eh, meditare su quei passi che riguardano il ministero di, eh, di evangelista.